Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi sono qui con una marea di acquisti accumulati negli ultimi paio di mesi, più o meno, sì, e sono qui per farveli vedere tutti, se ci riesco, perché veramente sono tantissime, non vorrei fare un video lungo chilometri. Comunque questi naturalmente sono acquisti che sono stati fatti nel corso del tempo, sì, ecco, all'incirca nell'arco di un paio di mesi, quindi abbiamo acquisti più vecchi che magari già ho utilizzato, quindi saprò dirvi anche due paroline, e altri acquisti che ho fatto ultimamente, soprattutto di abbigliamento, visto che ci sono in questo periodo i saldi. Ok, quindi cominciamo subito e io voglio partire subito dal trucco. E così almeno ecco, vi faccio vedere un po' quello che ho comprato. Con il Black Friday sono andata da Kiko e ho sfruttato la promozione che c'era stata in quel periodo. Quindi se acquistavi tre prodotti ne avevi di conseguenza tre in omaggio. Io ho suddiviso la spesa con mia madre, quindi lei ha preso tre prodotti e io di conseguenza ne ho presi altri tre. Allora, il primo che vi voglio far vedere, che è assolutamente, diciamo, il mio preferitissimo del periodo e che non avevo mai provato, è, la famosissima, la Precision Eyebrow Pencil di, sempre di Kiko, naturalmente, e questa è la matita per sopracciglia, quella molto molto sottile. Io sono riuscita a trovare il colore che praticamente è perfetto per il tono delle mie sopracciglia e dei miei capelli, che ha all'interno un pochino di rossiccio. La numerazione che ho preso io è la numero 06. Veramente fantastica, mi ci trovo benissimo, come potete ben vedere già l'ho molto utilizzata, ce l'ho anche su in questo momento, dietro al suo pennellino che io trovo molto molto comodo e performante, devo dire, e quindi questa mi è piaciuta tantissimo. Poi ho acquistato anche questo rossettino Gossamer di Kiko, io non avevo mai provato questa collezione qui, è quello con l'apertura a scatto, ecco. E la colorazione che ho acquistato è la numero 106. È questo color mattone rossiccio, che è uno dei miei colori preferiti del periodo ed è praticamente un color marsala. Eccolo qua, è molto cremoso e sulle labbra sta davvero bene, ecco perché questo color rossiccio con il tipo di trucco che faccio io ultimamente sta molto bene. Poi ecco, a me piace mettere, ecco, il nude è uno dei miei rossetti che comunque utilizzo più frequentemente. In occasione di alcuni sconti che avevo dove lavoro, ho potuto acquistare questa matita di Dior. È la prima che io acquisto e ho acquistato la numero 169, la 169 che Grege, il nome. Che si chiama Grege e all'interno non riesco a buttare la scatolina perché mi piace troppo. All'interno c'era la matita con il suo temperino che non ho ancora utilizzato. La matita per le labbra è questa qui in questione, Dior. Questa qui è la Crayon Couture Lèvres. Questa qui che da una parte ha la matita che ho già utilizzato. Mi sembra per il giorno di Natale o di Capodanno, no, per il giorno di Natale. E questo qui è il pennellino per sfumarla all'interno, comunque sistemare i vari bordini. È una colorazione naturalmente nude. Questo qui è un nude più rosato, eccolo qui il suo tratto. È un nude più rosato, abbastanza freddo, diciamo, tipo un rosa antico proprio, esattamente un rosa antico, dato che si abbina molto facilmente ai colori che porto di più, questa è stato veramente un ottimo acquisto. Poi naturalmente più in là vi farò le varie recensioni. Poi ho acquistato anche questo lip gloss qui. Questo qui è un lip gloss della Collistar, questo qui è il Gloss Design. La numerazione è lo 01 trasparente
E questo qui è la confezione all'interno, è un gloss trasparente, completamente trasparente, che io non avevo più perché tutti quelli che avevo mi hanno preso il colore dei rossetti che magari ci andavo ad applicare sotto. E questo qui invece ho intenzione di tenerlo così bello bianco. Mi dovrò molto impegnare, ha un profumino che non vi dico, è veramente fantastico e comunque lascia lascia un bellissimo effetto sulle labbra e sono molto contenta di averlo acquistato. Poi penso di essere l'ultima a fare questa meravigliosa scoperta. Ho acquistato tre matite della Essence, due per gli occhi e una per le labbra. Quelle che ho acquistato per gli occhi sono esattamente queste due qui, sono le Long Lasting Eye Pencil, sono quelle più famose, la nera è la 01 Black Fever, mentre la seconda è la 02 Hot Chocolate. Io per adesso ho provato solo la numero 1, quindi la nera, applicandola sotto nella parte la parte una va bene inferiore e magari l'ho usata anche una volta, se non mi sbaglio, come per realizzare una piccola linea di eyeliner. Mi è piaciuta molto, devo dire che sono veramente molto molto confortevoli, facili da applicare e anche facili da sfumare, quindi ottime. Mentre per quanto riguarda la matita per le labbra, ho utilizzato questa qui, sembra Long Lasting, questa è Lip Liner. Questa qui è la numero 03, Yummy Berry, che è questo color fucsia molto molto carino, che mi piace anche, ecco, portato da solo. Anche questo qui è uno dei colori che più utilizzo e quindi ecco, mi divertirò un po' a sperimentarli insieme ai rossetti che già ho a casa. Poi, ok, sta registrando? Sì, perfetto. Allora, per quanto riguarda invece la skincare, diciamo, la parte beauty, anche qui ho acquistato tante cose, come al solito. Allora, come prima vi voglio, sono andata a fare un salto, ecco, da Tigotà, quindi tante cose che vedrete qui le ho acquistate proprio direttamente da Tigotà. Allora, questo è il primo, è uno struccante, questo qui è la della Deborah, è il Clean Skin Remover, acqua struccante delicata, è un bifasico, dice di essere molto delicato sugli occhi, e se non l'ho letto da qualche parte, dovrebbe essere anche efficiente sul trucco, si sì, rimuove anche il trucco waterproof da occhi e labbra. Io ancora non l'ho acquistato perché diciamo ero un po' corto di scorte e quindi questo l'ho acquistato per scorta e dopo vi farò vedere quello che sto utilizzando in questo momento, quindi questo è ancora da provare. Poi ho acquistato sempre da Tikota questa acqua spray illuminante, questa qui è una spray illuminante al jojoba e avocado, questa qui è della marca Noa, che ho sentito tantissimo parlare in giro sul web e devo dire che mi sono super, ecco, mi sono super incuriosita del prodotto che ho voluto assolutamente provare. Come vedete, ecco, già è una settimana, 10 giorni che la sto utilizzando, forse anche un pochino di più, e sono arrivata qui e questa qui la applico dopo aver lavato i capelli, già a capello completamente asciutto, per dare appunto questa luminosità al capello. E devo dire che mi piace tantissimo, come mi piace anche molto il suo profumo, però poi ve ne parlerò meglio sicuramente. Poi da Dicotà sempre, ecco, ho fatto veramente un po' di acquisti, ho acquistato questa acqua tonica delicata viso, questa qui è dalla Omnia Botanica, che non avevo mai provato nulla di questa marca. Questo qui è con olio di rosa moschetta, rigenerante, purissimo, purissimo bio. Questo qui l'ho sempre vista chiacchierata molto su web e quindi l'ho voluta provare. Io questa qui di solito la vado a utilizzare come passaggio appunto per il tonico alla sera, perché comunque al mattino uso un'acqua termale dell'Averne classica, mentre alla sera voglio magari che più i principi nutritivi siano appunto durante la notte sia un pochino più efficace l'azione idratante che voglio
voglio sulla mia pelle. E questa qui, anche questa mi è piaciuta molto. Siamo all'incirca a un quarto e mi piace, devo dire mi piace, ma naturalmente vi aggiornerò poi. Dopodiché ho acquistato sempre al Ticotà questa maschera. Questa qui è una maschera della MAC, è la Age Active maschera distensiva antietà. Anche questa è una maschera di quello in tessuto. Ero molto curiosa anche qui e voglio veramente provarla, voglio vedere come mi ci trovo, dato che io queste le faccio molto molto spesso. Poi ho voluto acquistare anche questa maschera rigenerante per il viso delle Driadi, che questa è una maschera con un inci accettabile, questa qui però è di quelle in crema. E questo qui è argan argan, quindi con olio d'argan biocertificato e spremuto a freddo. Anche questo poi ve lo farò sapere. Con questo penso, ecco, di farci all'incirca 2/3 applicazioni. Fantastica. E poi vi voglio far vedere questa cremina qui della Ultra Dolce di Garnier per mani, crema idratante, oli meravigliosi all'argan e la camellia. Questa l'ho acquistata dopo aver seguito il suggerimento di Federica, che è una ragazza dolcissima che io seguo sia su Instagram che su YouTube. Il suo nick è di Fede Beauty Reviews e vi lascio tutto giù nel box informazioni, andatela a trovare perché è veramente fantastica, io la adoro quella ragazza. Quindi ecco, questa l'ho voluta provare proprio perché lei l'aveva comprata, lei aveva comprato quella Rimedio d'Acero se non erro, e quindi io, non avendola trovata, ho preso questa qui, ma mi ci trovo veramente benissimo. Già da, comunque la utilizzo alla sera io, e già comunque da una settimana, 10 giorni, vedo che tutte le mie parti secche nelle mani si sono molto 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 più, diciamo, migliorate, e quindi ottima, veramente mi piace tantissimo. Penso che queste le comprerò intervallandole maturamente, ma le comprerò in tutte le varie fragranze. Poi un'altra, questa è stata più una fase di emergenza, sono andata all'acqua e sapone e ho comprato uno struccante occhi, quello che vi dicevo prima, e quello che ho in utilizzo adesso è questo qui di Acqua alle Rose, struccante occhi delicato. Questo qui è anche approvato per la rimozione del trucco waterproof ed è fantastico, mi piace tantissimo. A parte l'odore, che naturalmente può piacere come non piacere, a me piace tantissimo, lo trovo molto delicato ed efficace. Non ho bisogno di strofinare troppo sugli occhi, mi rimuove molto velocemente anche il mascara, e quindi veramente ottimo. Anche questo ho utilizzato sempre un quarto, però conto di, appunto, di utilizzarlo il più possibile. Poi, essendo, diciamo, all'acqua e sapone, avendo un pochino di tempo, mi sono voluta concedere questo acquisto della Royal Beauty. Questa qui è la spugna pura Konjac, pulizia viso, e io ho acquistato questa qui bianca. Adesso è un pochino, diciamo, è abbastanza morbida, però è comunque molto asciutta. Queste qui sono quelle che una volta ammorbidite diventano enormi e sono molto comode per fare una pulizia abbastanza accurata della pelle. Io la utilizzo all'incirca una volta al giorno. Questa qui bianca, ricordo, era quella per perle super delicate e adatta anche ai bambini. Quindi ecco, io ho voluto prendere questa qui perché ho la pelle molto reattiva, molto sensibile sul viso, quindi questa qui mi sembrava una buona scelta. Poi, acquisti fatti su internet, ultimamente naturalmente ho sempre fatto tanti acquisti su internet. Questa volta ho voluto acquistare un profumo che avevo già sentito direttamente in negozio, e questo qui è il Victoria's Secret Amber Romance. È questo bottiglione così grandissimo da 250 ml che utilizzo in particolar modo alla sera in questo periodo, perché ha questo comunque profumo di
ambra che è molto molto avvolgente, ma anche allo stesso tempo fresco, quindi spruzzato prima di andare a dormire mi piace tantissimo. E questo qui penso però di utilizzarlo in particolar modo quando il tempo sarà più bello, più fresco e un po' più caldo, no, più fresco, magari più caldo, e sicuramente lo utilizzerò tantissimo quest'estate e poi vi farò sapere naturalmente. Profumo veramente fantastico, formidabile e una cosa che ho notato, mi dura tantissimo sulla pelle, ma un po' come tutti i profumi di Victoria's Secret. Poi, acquisti fatti in libreria. Avevo ricevuto un buono sconto di 5 euro su una spesa di 35, se non erro, e quindi ho di 30 o di 35, non ricordo bene, e quindi ho voluto acquistare due libri che volevo acquistare da tantissimo. Uno purtroppo è stato uno sbaglio perché per mia colpa, mi sono lì davanti mi sono un po' confusa e ho preso il libro sbagliato, però naturalmente andrò a prendere il libro giusto prima di leggere questo. E il libro in questione è questo bel mattoncino di Ken Follett, Il mondo senza fine. Ho sbagliato appunto perché ho comprato il secondo anziché il primo della saga. Questo qui, il primo della saga era Pilastri della Terra e che andrò subito a acquistare appena riuscirò insomma, a recarmi in libreria con più tranquillità. E questo qui l'ho acquistato seguendo il consiglio di Martina Tazza, un buon libro, una tazza di tè, altra ragazza fantastica. E lei è una booktuber, quindi parla di libri e dà tutti dei consigli sulle letture. Lei, questo è uno dei suoi libri preferiti e quindi ho deciso di andarlo ad acquistare, però ho fatto l'errore, però non fa niente, è rimediabile. E poi diciamo sulla scia di uno dei miei buoni propositi di questo anno è di leggere più classici. Quindi ecco, come potevo non acquistare Alexandre Dumas I Tre Moschettieri in questa bellissima edizione di Oscar Mondadori, dove ha praticamente la seconda copertina dove ci sono tutti i Tre Moschettieri. Fantastici. Allora, io sono una grande appassionata di Alexandre Dumas. Questo è un libro che personalmente ancora mi mancava. Io ho letto Il Conte di Montecristo, che è stato un libro che mi ha veramente segnato per quanto mi è piaciuto, e quindi sono molto curiosa tra un pochino, ecco, di affrontare questa nuova lettura. Abbiamo quasi finito, ragazze. E adesso passiamo alla questione saldi. Allora, con i saldi sono stata, diciamo, ancora abbastanza brava per adesso. E quindi che cosa ho acquistato? Sono andata il primo o il secondo giorno di saldi, non ricordo bene. Sono andata da Calzedonia, eccolo qui, questa è la bustina, dove ho comprato vari calzini. E varie calze perché avevo visto tanti modelli che mi piacevano. Poi, avendo visto che comunque Calzedonia ha subito iniziato gli sconti con il 50%, ho voluto appunto approfittarne naturalmente. E quindi ho acquistato. Adesso ve li farò vedere, ma tanto l'ho visto, sono molto famosi sul web. Ho acquistato i calzettini della favola di Biancaneve. Allora, come potevano prendere la brutta strega cattiva, che qua è bellissima, Grimilde, mi piace da morire. Questi qui sono in nero, sono in lurex, sono in viscosa, se non mi sbaglio, sì, sono in viscosa, sono molto carini e io ne ho comprati diversi di questi qui. Quindi, la prima è lei. La seconda è naturalmente la Biancaneve, bellissima, carinissima, con il suo sfondo grigio. E poi il terzo è naturalmente un nano, con la quale sono molto molto affezionata, ed è il mitico Dotto, che mi ricorda molto il mio papà, perché quando ero piccola, ancora adesso, comunque utilizza sempre frasi che riprende da questo nano qui. E quindi io sono molto affezionata e quindi ho deciso di prendere lui. E lui è Dotto. Poi, visto che ero lì, visto che insomma mi sono messa a dare un po' una spulciatina, ho trovato
Ecco qui ho trovato altri calzinetti fatti in questa maniera, sempre molto carini. Questi ho intenzione di metterli con un paio di scarpe aperte, con un paio di scarpe aperte nere, quindi ecco che si veda molto il calzino mi piace molto. E questi qui sono cashmere e naturalmente lurex, filini lurex. Sono neri con questi filini argento, molto molto carini. E poi, visto che a me piace molto portare anche proprio quelle un pochino maschili, adesso non mi viene il nome, ho voluto acquistare questi calzini qui, questi sul bordeaux, con questo bellissimo pompon che esce dalla scarpa. Molto carini, molto semplici e non vedo l'ora di metterli, appunto, di utilizzarli. E questi sono i miei acquisti fatti da Calzedonia. Poi arriva ecco, in uno dei miei negozi di Zara con la borsa tutta stropicciata perché così l'ho fatto già un po' di tempo fa, facendovi vedere però da Zara un acquisto che avevo fatto già una settimana prima dell'inizio dei saldi, però ecco questa magliettina mi era piaciuta tanto e quindi l'ho voluta acquistare subito, tanto l'ho pagata praticamente, ancora c'è il cartellino, l'ho pagata 10 euro. E quindi l'ho voluta acquistare. È questa, oddio, non so come farvela vedere. È questa magliottona molto molto comoda, molto larga, con la spallina che scende un pochino giù a tre quarti, ecco, tipo fino a qui. È molto molto carina perché ha questo grigio melanciato, questo tessuto molto molto morbido e caldo, con questo scollo un pochino largo come piace sempre portare a me. E poi ha come particolarità questa striscia che la taglia appunto tutta per diagonale e questa è tipo una finta pelle che si riprende anche sul bordino della magliettina, molto molto carina, molto casual, molto comoda, delle cose proprio che mi piace portare a me quando voglio stare tranquilla. Poi passiamo ai saldi. Ai saldi ho fatto un giro, devo dire che ho trovato tante cose belline, tante cose molto carine, però ecco, piano piano mi suddividerò le mie spedizioni in più tranche. Quindi ecco, la prima tranche è andata e ho acquistato poche cose, ho acquistato solo due cose, tra cui questa maglietta, che è sempre sulla falsariga di queste t-shirt che io utilizzo anche per lavorare, però queste qui, ecco, hanno la particolarità di avere tutti questi fiorellini in lana ricamati e attaccati come applicazioni, che mi piace tantissimo. Questi fiorellini sono veramente molto molto carini e hanno un collo comunque sempre abbastanza accollato. Per le magliette del lavoro io preferisco questo tipo di collo perché non voglio scollature troppo profonde e la manichetta abbastanza lunga, quindi una manichetta che copre comunque metà del braccio. È molto lunga, la maglietta è molto molto semplice. Io da 15,95 euro l'ho pagata 9,99 euro, quindi 10 euro. È molto carina. Stavo pensando anche di andare a comprare più di una per utilizzare magari anche non al lavoro, però nel tempo libero. E poi la cosa che più di tutte mi ha stupito sono un paio di scarpe. Sono questo paio di scarpe qui che sono molto molto comode, basse, sono le classiche slip-on di Zara. Io non le avevo mai provate, però quando ho visto questa fantasia mi sono letteralmente innamorata e le ho acquistate subito. Le ho provate, ho visto che andavano bene e le ho acquistate subito. Sono ecco con questo, ecco lo metto un po' contro luce, sono con questa fantasia tartan e questo nodino qui davanti. Molto carina, io ancora non l'ho utilizzate e mi piacciono veramente tantissimo. Queste qui le ho pagate anziché 30, le ho pagate 20 euro e mi piacciono moltissimo. Mi piacciono molto anche, magari, oddio, portate anche con questo calzinetto dentro, ecco, col pompon che esce. Vediamo, vediamo, ci potremo sbizzarrire tantissimo quest'anno con queste belle scarpine perché hanno all'interno tantissimi colori, tra cui ecco il blu, il verde, il rosso molto acceso e l'azzurrino, bellissime. Quindi ecco, molto molto contenta, soddisfatta di questa prima mandata dei saldi. Poi naturalmente se
dovessi comprare qualcos'altro, vi farò un altro video di aggiornamento, tra virgolette. E nulla, ragazzi, finalmente il video è finito, c'è cioè tipo mezz'ora di video. Ok, vedrò di tagliare qualche parte. E nulla, io vi ringrazio sempre di appunto di esserci, di commentarmi e grazie anche per tutte le nuove iscritte. Io vi do un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!